Dopo la rivolta dei residenti, il comune di Salerno studia l'eventualità di prevedere una zona a traffico limitato in via Monti e nelle strade limitrofe del centro storico. La vicenda della signora morta per infarto, con le proteste dei residenti che parlano di ambulanza bloccata dalle auto in doppia fila, ripropone prepotentemente il tema della sosta selvaggia. Il sindaco Enzo Napoli inoltre ribadisce la linea dura contro gli incivili, anche se da sola la repressione non basta. È successa una tragedia della quale mi dolgo e sono assolutamente compartecipe e dispiaciuto. Ho fatto delle rapide verifiche che sono in corso anche e mi dicono dalla sala radio della Polizia Municipale che non sono arrivate segnalazioni in quelle ore. Mi dicono da altre fonti che l'ambulanza è arrivata in orario. Vi posso confermare che noi abbiamo fatto in quella zona 120 verbali per divieto di sosta, 28 rimozioni e non mi ricordo quali altre sanzioni. Abbiamo lo street control che devasta i trasgressori con grande cattiveria. Naturalmente poi c'è un fatto che va considerato, che è quella della civiltà di chi parcheggia. Naturalmente valuteremo la possibilità di un'installazione di una zona a traffico limitato in via Monti e lo faremo anche in tempi assolutamente rapidi, ne ho parlato con Mimmo De Maio, verificheremo la fattibilità della cosa, credo che ci siano i parametri per farlo e vedremo.